Ma quanto è bravo Davo? Quanto è bravo Davo? Non so ancora come chiamerò questo video, ma questo è un video risposta a Davo, che nella serata di lunedì ha fatto uscire un video inerente proprio ai tifosi della Juventus, una mini riflessione per quelli che in questo momento pensano che la Juventus non vincerà il campionato o comunque che vedono tanta negatività all'interno di questa Juve. E io ho deciso di rispondere al mio collega, mio amico Adabum, all'interno di un video, proprio perché io stesso nella giornata di lunedì ho pubblicato un video che si chiamava Non vinceremo lo scudetto. Ora, non è un dissing, come vi ho già detto, se qualcuno qua perché vuole vedermi dissare Adabum, beh, mi spiace deluderti, questo non accadrà, anzi, tutt'altro, vado a lodare il suo pensiero e vado a rispondere con il mio e voglio anche far capire a chi sotto il mio video è rimasto magari deluso e ho visto che ci sono state delle persone deluse. Proprio per quello faccio questo video, per rispondere direttamente anche a loro e a quelle persone che sono sempre state vicine al mio modo di pensare e provo a fare capire perché in questo momento dico che secondo me la Juventus non vincerà lo scudetto. Prima di tutto, OneFootball, qui sotto in descrizione, perché ci sono tante interviste da andare a leggere. Ieri, anzi oggi, dato che sto registrando lunedì sera, ho parlato di quella di Chiellini, parlerò ancora di quella di Chiellini e parlerò anche di quella di Conte, ma ci sono anche tante altre interviste in preparazione a Juventus Napoli, Supercoppa Italiana. Quindi OneFootball completamente gratis, qui sotto in descrizione, per preparare al meglio il primo trofeo della stagione. L'ho detto, sarà complicato e secondo me sarà complicatissimo vincere quel trofeo, perché comunque in questo momento la Juventus ha il morale sotto i tacchi. Dall'altra parte vi dico che quel trofeo diventa ancora più importante perché la Juventus ha il morale sotto i tacchi. Quindi da una parte è complicata per quella ragione lì, dall'altra è più facile per quella ragione lì. Io ad oggi non credo nello scudetto e vi spiego anche il perché. È vero che la Juventus non ha un distacco dalle altre insormontabile, perché comunque si parla di andare veramente a una manciata di punti in caso di vittoria col Napoli nel recupero della giornata di Serie A. Il Milan in questo momento sta vincendo 1-0 gol di Ibrahimovic mentre sto registrando, ma la Juve potrebbe riportarsi a meno 7, sempre con quella stessa vittoria contro il Napoli, e la Juve contro il Milan ha vinto. Sul futuro diretto la Juventus ha dimostrato di essere probabilmente superiore al Milan, almeno questo è quello che ho visto io, e invece ieri sera si è dimostrata palesemente inferiore all'Inter. Poi ci ragioniamo sopra, l'Inter stessa aveva perso dal Milan. Diciamo che questi tre scontri diretti, che sembrano un po' Charmander, Squirtle e Bulbasaur, che uno batte l'altro ma viene battuto dall'altro ancora, sono stati sicuramente fortemente condizionati dalle assenze. E questo è un campionato fortemente condizionato dalle assenze, non lo impariamo certo ora, è un campionato che io ho definito falsato post sentenza di Juventus-Napoli, ma è falsato comunque a priori, a prescindere proprio causa Covid, dato che alcuni giocatori per una partita potranno essere disponibili e per un'altra no. Quindi questo è un campionato falsato a priori, non in malafede, non per decisioni arbitrali. Falsato perché sicuramente non è regolare come tutti quelli precedenti. Daum dice delle cose interessanti e le condivido praticamente tutte. Quello che vi dico, io non credo nello scudetto per due motivi. Il primo è che non dipende da noi. Dipendesse da noi, mi sentirei di dare tantissima fiducia alla rosa di Pirlo. E attenzione, non sono mica diventato magicamente un trattatore, non sono mica diventato uno dei quei Pirlo out, vattene. No, io insisterei con Pirlo, concluderei la stagione con Pirlo, fine della stagione tirerei una riga, farei due conti e cercherei di capire quali erano le ambizioni iniziali, gli obiettivi e quali sono state effettivamente le cose concrete che sono arrivate al termine di una stagione. Io sono assolutamente una persona che crede nel lavoro delle persone e io più volte vi ho detto che vedo del buono all'interno di questa squadra, cosa che non ho visto nella partita con l'Inter a San Siro. Lì, davvero, come ho detto nel video caldo, non ho visto niente di buono. Quindi non dipende da noi. Perché se la Juventus adesso vince tutte le partite di campionato, non vince lo scudetto. Se la Juventus d'ora in poi non perde, non pareggia neanche più una partita, non vince lo scudetto. O almeno rischia di non vincerlo. Perché davanti ci sono delle squadre messe meglio in classifica, che se anche loro le vincono tutte, tranne quello scontro diretto con la Juve, la Juve non vince lo scudetto. Quindi non dipende più solo da noi. Non è soltanto un discorso di "Ehi, io ci credo perché sono convinto che la Juve le possa vincere tutte".
Se la Juve le vince tutte, non vince lo scudetto. O molto probabilmente potrebbe non vincere lo scudetto. Dando per assodato che è praticamente impossibile che la Juventus faccia un filotto di partite perfette da 3 punti da qui alla fine della stagione. Poi sono pronto a essere stupito. Qualcuno mi ha ricalcato il discorso inerente alla prima stagione post addio di Tevez, Pirlo, Vidal, quel famoso fine primo ciclo che citava Davo. Io sono d'accordo, perché secondo me ci sono dei macro cicli. Il macro ciclo numero uno è quello di questi 9 anni in cui abbiamo vinto lo scudetto. Poi va suddiviso, il primo macro ciclo è stato quello dei Chiellini, dei Borzagli, Bonucci, Buffon, Del Piero, Vidal, Pirlo, Marchisio, Matri, Vucinic, quello lì, Simone Pepe, Giaccherini. Primi 2 anni di Antonio Conte. Poi già a un certo punto, quando arrivano Tevez e Llorente, secondo me la Juve cambia e si proietta già verso una dimensione più europea, che si interrompe con l'addio di Conte e l'arrivo di Allegri. Quindi l'ultimo anno di Conte e il primo di Allegri è un altro ciclo ancora, quello formato da giocatori, tra cui anche Pogba, di livello superiore, ok? Quindi quello lì è già un macro ciclo diviso in 2 cicli diversi. La Juve dei gregari e l'arrivo di giocatori come Tevez, Pogba, Llorente, già superiori a quelli che avevi. Poi c'è un macro ciclo dell'addio di Pirlo, di Tevez, di Vidal, e arrivano tanti altri giocatori, Dybala, Mandzukic, Khedira, che poi col tempo Alessandro diventeranno Cuadrado, dei veri e propri simboli, alcuni tuttora presenti all'interno della rosa della Juve. E quel macro ciclo per Davum si conclude quest'anno con l'arrivo di Chiesa, di McKennie, il ritorno di Morata, l'addio di Sarri. Per me no, per me c'è stato addirittura un altro ciclo, che è quello dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. Quello lì è un altro piccolo ciclo, ma un altro piccolo ciclo si è aperto ulteriormente con l'arrivo di Pjanic, di Higuaín, di Dani Alves, perché la Juventus è andata ancora una volta a investire sul mercato. Quindi vedete quanti piccoli cicli nei cicli. Non è neanche un discorso di singola stagione, possiamo unire 2, 3, 4 stagioni all'interno di un piccolo ciclo. E indubbiamente questa non è la fine del ciclo, assolutamente no. E fa ridere, perché l'avevo detto esattamente a un mio amico su WhatsApp ieri, mi ha detto: ma secondo te, anzi oggi in pausa pranzo, mi ha detto: ma secondo te è finita questo ciclo della Juve? Gli ho risposto: assolutamente no, per me non è finito il ciclo, ma è iniziato, perché il ciclo è finito l'anno scorso. Sarri ha concluso il ciclo della Juventus che va ad acquistare sul mercato, che prende i nomi, che strapaga i giocatori, quello lì è il ciclo finito. Causa Covid, causa progetto fallimentare con Sarri, non lo so, ma quel ciclo è finito. Questo è il primo anno di un nuovo ciclo, che poi possa anche coincidere con la fine del macro ciclo degli scudetti, questo è tutto da vedere. E secondo me, proprio perché, come vi dicevo, la Juventus non è più padrona del suo destino, è difficile andare a vincere lo scudetto quest'anno. L'altra cosa di quelle 2 famose cose è che, oltre al fatto che non dipende da noi, non credo che la Juve possa essere in grado di farla, questa rincorsa e questo filotto di tutte partite vinte, semplicemente perché ci manca la continuità. È una cosa che abbiamo già visto, lo abbiamo capito, lo abbiamo notato. Non riusciamo a vincere 2, 3 partite di fila, non ce la facciamo. Poi arriva il pareggio o la sconfitta e dici: cazzo, però se fosse andata diversamente. Ma il calcio, lo sappiamo, non è fatto così. Il calcio è fatto di dettagli, il calcio è fatto di intuizioni e di lavoro duro. E ancora una volta ripeto: fiducia in Pirlo, e voglio vedere fin dove può arrivare, perché la stagione non è finita. Il fatto che io dica non vinceremo, secondo me, lo scudetto, non implica che la stagione è finita, anzi tutt'altro. La stagione continua, la Juventus può vincere la Supercoppa e spero che la vinca, la Juventus può vincere la Coppa Italia e spero che la vinca, la Juventus può vincere la Champions e spero che la vinca, la Juventus può vincere il campionato e spero che lo vinca. Poi, se devo essere sincero, ve lo devo dire, secondo me non vinceremo il campionato, secondo me non vinceremo la Champions, secondo me abbiamo tantissime possibilità di vincere la Supercoppa e qua me la gufferò, ma è una partita secca, non si parla di continuità. Si parla di scendere in campo quella serata, 90 minuti, più bravo la vince. E lì sì, perché questa Juve può vincere e perdere da chiunque. Non ho paura di nessuno in questo momento. Trovarmi qualsiasi squadra in uno scontro diretto, non ho paura di nessuno. Sono convinto di potermela giocare con tutti nel mondo. Dall'altra parte, sono anche consapevole che qualsiasi squadra nel mondo ci possa mettere in difficoltà. Dalla più scarsa dei campionati maggiori alla più forte dei campionati maggiori, dalla più scarsa dell'Europa League alla più scarsa della Champions, alla più forte dell'Europa League alla più forte della Champions, perché il più grande nemico della Juventus è la Juventus stessa e perché manca di continuità, ma nello scontro diretto può vedersela con tutti. Io su Twitter nel pomeriggio ho detto una roba, e cioè che secondo me manca la scintilla,
La scintilla è scoccata, secondo me, con Allegri un paio di occasioni. La prima, quella che dicevamo prima, la rincorsa, e Damo sottolineava bene come questa difficoltà nasceva da un nuovo ciclo che si è andato ad aprire, sono d'accordo. E quindi quella rincorsa, quella continuità che magicamente è arrivata, che prima non c'era, quelle 15 partite, non mi ricordo neanche più di fila, tutte vinte, record di gol, di imbattibilità di Buffon, di difesa in battuta conclusa con il rigore di Belotti nel derby del Torino. E quella è una scintilla, ma la scintilla più grande, come ho twittato, era il 22 gennaio 2017. Periodo sospetto, ma siamo qua. Si giocava Juventus-Lazio. Me lo ricordo ancora, avevo la scrivania lì, guardo la formazione. 4-2-3-1. Follia. Pjanic che dira a centrocampo. Mandzukic quadrato sugli esterni, Dybala e Higuaín davanti. Impazzito Allegri. È impazzito Allegri. Mi ricordo, ho pensato, è impazzito Allegri. Cosa fa? Come siamo messi? Davvero Mandzukic fa l'esterno? Davvero solo quei due centrocampo? Quella scintilla, quell'intuizione, quel cambio, che sembrava follia, ci ha portato a fare scudetto, Coppa Italia e finale di Champions League. Persa, carte, disastro. Ma in quel momento è stata la nostra salvezza. Qualcuno mi ha attaccato su Twitter dicendo: quella in realtà è stata la nostra rovina perché poi non siamo andati a prendere centrocampisti. Ma questo mi va benissimo. Non andiamo a fantasticare al di fuori di quella singola stagione. Ragioniamo su quella stagione. Serviva un'inversione di tendenza. Serviva scalare marcia. Avevi i giri del motore che andavano fortissimo. Sentivi che la macchina stava facendo fatica. Dovevi cambiare marcia. Dovevi aumentare. E si mette da parte tutto quello che non ha funzionato fino a quel momento. Si fa un mea culpa. Si fa un bagno di umiltà. E si dice: bene, ripartiamo da un concetto. Cioè quello di mettere tutti più forti insieme. Lì Allegri aveva fatto quello in quella stagione. Non aveva dei centrocampisti di qualità, non ne aveva tanti, avevi appena venduto Pogba, tra l'altro. E quindi cosa fai? Giochi con un centrocampista in meno, metti dentro tutti gli altri giocatori, poi c'è un assoluto spirito di sacrificio da parte di Mandzukic per dire che faceva praticamente il terzino più che l'attaccante, e si sacrificarono un po' tutti. Io non voglio questo. Io non vi sto dicendo che Pirlo deve fare il 4-2-3-1, il 4-4-2, il 4-3-3, il 3-5-2, il 3-6-1, 3-1-6. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che in questo momento, se vogliamo crederci, se vogliamo dare continuità, se vogliamo provare a salvare il salvabile in questa stagione che è ancora aperta, abbiamo questa fortuna incredibile che la stagione è ancora aperta, serve una scintilla. Perché ieri Chiellini l'ha detto, eh. Ieri Chiellini l'ha detto, oltre al discorso del ciclo che stanno provando in tutti i modi a tenerlo in piedi, l'ha detto. Quando succedono queste cose, quando ci sono queste partite, è difficile poi andare a fare un'analisi tattica, tecnica, no. Qua è inspiegabile e sono d'accordo, ma per far sì che queste cose non accadano, secondo me bisogna ripartire da dei concetti chiave. Lo sapete, io non sono innamorato di questa difesa 3 che diventa 4, che diventa 3, che diventa 4. Secondo me è molto complicata. E va a penalizzare alcuni giocatori, che ne so, Ramsey, che non è in grado di fare tutta la fascia, o ci incatena a dei concetti, dei preconcetti come deve giocare fra botta per forza, perché se no chi ce lo fa quello scambio? Piuttosto che dire, beh, allora gioco con un terzino bloccato che può essere Demirà, che può essere Danilo, faccio la linea 4, 4, 4, 2. La Juve deve ripartire da qua, da un concetto chiave, un modulo chiave, chiaro. Sceglietelo voi, non mi interessa, non è questa la mia intenzione. E vi dico anche che secondo me non è l'unico problema, ma Pirlo deve ripartire da qua, da mettere insieme i migliori. Ora facciamo una cernita. Chi sono i giocatori migliori fino adesso? Il portiere, Szczęsny, titolare, non può essere Buffon. De Ligt, Cuadrado, Danilo, Arthur, McKennie, Morata, Ronaldo. E sono 9, se so contare, 9. E questi sono titolari. Ne mancano due a rotazione, a seconda del momento. Un centrocampista, un difensore, il centrale che può essere Demiral, Bonucci, Chiellini, chi volete, Rabiot, McKennie, Ramsey, Rabiot, Bentancur, Ramsey, un esterno Kulusevski, Dybala, chi volete? Chiesa. Un altro, 10, guarda, sono già 10. Mettiamo insieme questi 10. E questi 10 devono essere titolari. Poi centrocampo 2, centrocampo 3, centrocampo 4, centrocampo 5, difesa 6. Me ne frega niente. Perché poi andare a parlare di moduli e limitarsi soltanto a questo, secondo me, ed è una cosa che disprezzo e odio tantissimo, è cercare di dare risposte semplici a problemi complessi. Questa Juve di problemi ne ha tanti. Sono difficilissimi da risolvere. E non basta dire, questo qua lo sposterei un po' più in qua, questo
questo qua gli direi di fare un po' più così. No, non si risolve così. Si risolve col lavoro, col sudore, con l'essere dei giocatori, essere squadra, sacrificarsi l'uno per l'altro, sputare sangue, uscire con la maglia sporca di sudore, essere tutti Federico Chiesa. Banalmente, quante volte l'abbiamo sottolineata questa cosa? Federico Chiesa, perché mi sono innamorato di Chiesa? È arrivato che secondo me non era quel tipo di giocatore che serviva alla Juve, perché non mi piaceva, l'avevo visto tante volte giocare alla Fiorentina, non mi piaceva. Adesso stravedo per lui, perché dico, cazzo, ma se tutti avessero l'abnegazione e lo spirito di sacrificio di Chiesa, noi saremmo in cima alla classifica, non abbiamo mai perso un punto contro nessuno. Questa squadra può vincere contro tutti, può perdere contro tutti. Le manca la continuità. E la continuità come gliela dai? Scegliendo un modulo fisso e dei titolari fissi. A centrocampo non possiamo prescindere da McKennie ed Arthur. Il terzo è rotazione. Davanti non possiamo prescindere da Ronaldo e Morata. Ma se Morata è questo, c'è Dybala. E se Dybala non va, c'è Kulusevski. E lì giriamo, ma se lo stesso Ronaldo non va, Perché Ronaldo non sta andando. Fissi. 4-4-2. 4-3-3, sceglietelo voi. Risposta semplice a problema complesso, non lo voglio. Ma iniziamo, la continuità la dai dando continuità, banalmente. Se una squadra un giorno ha questi 11 titolari, il giorno dopo di quegli 11 ce ne sono solo 6, il giorno dopo ce ne sono 5, e il giorno dopo tornano gli 11 della volta prima, inizia a diventare complicato, inizia a diventare difficile. E perché vi dicevo che parleremo anche di Conte? Perché ieri sera io Conte l'ho sentito in conferenza. Conte non ha parlato tanto dell'Inter. Conte ha parlato solo della Juventus. A Sky. Al club. Ha parlato solo della Juve. E ha parlato di un ciclo della Juve. E ha fatto capire come lui la Juve la conosce bene. E sa che ha lavorato bene. Non sono parole di circostanza. Non sono parole paracule. Perché te ne puoi uscire soltanto con una breve frase. Ma sì, sono bravo. Fine. No. Conte è stato lì 5-10 minuti d'orologio a parlare della Juve. Non è un caso, Che come dice anche Davom, l'Inter in questo momento stia andando bene, sì, ma perché in società hanno seguito delle linee guida chiare e sono andati a prendere Conte, sono andati a prendere Marotta, erano andati a prendere Samuel, erano andati a prendere Vidal. Tante cosine piccole che sembrano cosine piccole, ma non lo sono. Sono percorsi di crescita che funzionano, quegli stessi percorsi di crescita che vanno applicati all'interno delle stagioni. Pirlo out, Allegri out, Sarri out, sono tutte delle minchiate, delle puttanate. Perché sono offensive e lesive nei confronti della squadra, dell'allenatore, dei giocatori, del presidente, dei dirigenti e di tutti quelli che quotidianamente lavorano. Perché a volte ce lo dimentichiamo, questo è un mestiere, questo è un lavoro. Non è un divertimento. Non è come noi che accendiamo la televisione e ci mettiamo qua con la pancia fuori, la birra in mano, a dire mi passo un'ora e mezza. Questo è un lavoro. Un lavoro nel quale girano milioni di euro. È un lavoro che ci appassiona e ci emoziona. È un lavoro per il quale noi, che non ci lavoriamo, ci stiamo male. Io ci sono stato male tutt'oggi. I colleghi, giustamente, interisti, quindi lei ti fa la battuta, ci ridi sopra, lo sfottò, lo accetti. Ma dentro di te dici, minchia, ma porca vacca! Ma devo sentirmi dire una roba del genere dagli interisti che 9 anni che non vincono niente? Nulla di niente? E noi che invece vinciamo tutti gli anni siamo qua sul patibolo? No. Però in questo momento capisco che oggettivamente la Juventus possa far fatica. E non voglio nemmeno dire chi, al 100%, perché io stesso non lo so, so che ci sono delle possibilità di vincerlo, ma la mia parte razionale mi dice che è difficile, perché l'ennesima volta, l'ennesima prova, il match point ieri sera, il quale potevi allungare, si è andato giù. E quante altre partite mi aspetto che nel match point si vada giù? Me lo aspetto perché l'ho visto e ho capito che questa squadra non è una squadra da oggi, non è una squadra da 2021, è una squadra che deve avanzare. Questo è un progetto a lungo termine, non è un progetto che dura solo quest'anno. E quindi benvenga la permanenza di Pirlo, benvenga sfruttare le sue idee, che a un certo punto dovranno trovare una quadra, dovranno trovare dei giocatori titolari, perché ad oggi non lo sappiamo, Chi sono i giocatori titolari della Juve ad oggi? Boh, ve ne potrei dire una decina, 12, 13, 14, però i titolari sono sempre 11 nelle squadre di calcio. Non si scappa. Ed è un problema che ci portiamo dietro anche dall'anno scorso con Sarri. Non siamo mai stati in grado di dare un 11 titolare di Sarri. Stessa cosa in questo momento con Pirlo. Non siamo in grado di dare un 11 titolare con Pirlo. Allora, vedete? Non ci sono risposte secche, semplici
ha problemi plurale complessi. Ce ne sono tante, se ne può parlare, ne parleremo, ne abbiamo parlato, ne parliamo quotidianamente. Però accettate anche la mia presa di posizione che in questo momento, e vi ho spiegato perché, e spero anche in maniera chiara, concisa e rispettosa delle vostre idee dall'altra parte, penso che sarà difficile vincere lo scudetto. Spezzo una lancia a favore di chi non è d'accordo con me e vi dico che soltanto in due occasioni, in 9 anni, mi sono ritrovato a dire che secondo me la Juve non avrebbe vinto lo scudetto. Una, ieri sera, a caldo, post Inter-Juventus. La volta precedente, Juventus-Napoli 0-1, gol di Koulibaly. Mi ricordo, video in macchina, al buio, e dico che secondo me in quel momento il Napoli diventa la favorita numero uno per lo scudetto. Ci ho detto Simeone, poi lo scudettino perso in albergo, chissà dov'è, l'avranno trovato, boh, chissà. È storia, e quindi mi auguro che anche questa volta, da bravo stupidotto che non capisce niente di pallone quale sono, possa essermi sbagliato e trovarci qua, tra un anno, a dire Toselli, ah, che faccia che c'è, sei anche ingrassato, ah, coglione. Avevi detto che non vincevamo? Vedi questo? È il decimo. La vedi questa? È una stella consecutiva che abbiamo fatto in 10 anni. Non ti ha ancora insegnato niente la Juventus. Speriamo di trovare quella continuità veramente che ci manca. Ci manca quello. Le potenzialità in questa squadra ci sono e sono evidenti per quanto mi riguarda. E ovviamente ci sono dei problemi. Ci sono delle lacune che andrebbero colmate anche col calciomercato. Un centrocampista un po' più forte, un terzino sinistro di livello che non è Frabotta, ma poraccio, torno ancora a dire, non è colpa di Frabotta. Davanti, se vogliamo davvero trovare questa punta, anche se non so quanto effettivamente ci possa essere utile, ci sono dei difetti strutturali, questo è indubbio, ma ci sono anche tante parti positive che molte volte nei tifosi, che a prescindere dicono no, che schifo, Pirlo out, e queste cose positive non le vedono. Io vedo sia le cose positive che quelle negative. E vi ho dato la mia. E ora aspetto la vostra qui sotto nei commenti.